Buonasera a tutti. Oggi vorrei fare un aggiornamento rispetto all'ultimo DPCM e all'ultima ordinanza regionale di ieri, del 17 di maggio, lasciando invece l'aggiornamento generale della situazione qui a Bernareggio per questo giovedì e venerdì come il nostro consueto appuntamento settimanale. Abbiamo deciso comunque di fare questo video proprio per darvi un aggiornamento rispetto alle nuove misure e alle decisioni che in queste ore abbiamo preso rispetto alla situazione e alle aperture qui a Bernareggio. Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri autorizza gli spostamenti da oggi all'interno della regione, per cui non serve più l'autodichiarazione, mentre fino al 2 giugno rimangono vietati gli spostamenti tra regioni e verso l'estero a meno di motivi particolari, quindi di lavoro, di salute o di urgenza. Dal 3 giugno vedremo quali saranno, se ci saranno ulteriori disposizioni oppure se anche questi spostamenti verranno autorizzati. Vi ricordo che in Regione Lombardia lo spostamento può essere fatto sempre comunque con l'utilizzo di mascherine o comunque di protezione di naso e bocca, per cui questo è un obbligo e come ho detto anche nell'ultimo video, la mascherina serve per coprire naso e bocca, non la fronte, non il mento, per cui quando siamo diciamo appunto in giro o ci spostiamo dobbiamo ottemperare a questo obbligo. Alcune disposizioni deroghe ci sono rispetto alla mascherina. Per i bambini sotto i 6 anni non c'è l'obbligo, per le persone disabili che non possono, per la loro disabilità, magari tenere la mascherina, ovviamente c'è questa deroga, e anche per le attività motorie o sportive intense, la mascherina non è obbligatorio tenerla durante l'attività motoria o sportiva, ma va comunque portata con sé perché alla fine dell'attività va comunque utilizzata. In questi giorni, grazie all'aiuto dei ragazzi della comunità pastorale, Don Cristian, abbiamo distribuito mascherine a tutti i nuclei familiari. Sappiamo che mancano ancora alcuni nuclei, in particolare la via Petrarca, via Pertini, la via 20 Settembre e alcuni problemi abbiamo avuto anche per alcune cassette postali. Queste tre vie verranno recuperate nei prossimi giorni. Se qualcuno invece ha segnalazioni di altre zone, ce lo faccia sapere via mail o via Facebook che cercheremo nel più breve tempo possibile di recuperare queste mancanze. Ricordiamo che gli assembramenti rimangono vietati, per cui se andiamo a prendere un gelato da sporto non possiamo fermarci fuori dalla gelateria a mangiarlo, ma dobbiamo comunque spostarci. Questo vale anche per gli esercizi commerciali o negli spostamenti, per cui non possiamo fermarci in una piazza, non possiamo fermarci sul sagrato della chiesa, non possiamo fermarci in un parcheggio perché è considerato assembramento. Nel DPCM viene comunque raccomandato alle persone anziane di evitare il più possibile gli spostamenti, quindi di limitarli, perché comunque sono la fascia di popolazione a rischio contagio, a più alto rischio contagio, quindi non sono vietati gli spostamenti, ma vi chiediamo responsabilità e quindi di farli solo in caso di necessità. Come già era avvenuto nei giorni scorsi, viene ribadito che l'attività motoria è garantita con distanza di 1 metro, l'attività sportiva è garantita con distanza di 2 metri. Sono state riaperte da oggi le funzioni religiose. Io vi invito per questo anche a visitare il sito della comunità pastorale dove sono state indicate. Il parroco ha dato alcune linee guida rispetto alla gestione delle messe, ad esempio, con alcune prenotazioni, alcune messe invece a partecipazione libera. Ci sono tutta una serie di misure che giustamente vanno rispettate. Vi invito a consultare appunto il sito e a leggere la comunicazione del parroco in merito alla gestione delle funzioni religiose. Il cimitero da oggi è stato riaperto, però per queste settimane abbiamo anticipato la chiusura settimanale al mercoledì e quindi rimarrà aperto il giovedì, ma verrà chiuso il mercoledì. Questo perché? Perché da questo mercoledì in via Dognocchi, quindi il parcheggio, diciamo, del cimitero, abbiamo dovuto spostare il mercato, per cui per evitare assembramenti rispetto anche agli accessi del cimitero, il mercoledì il cimitero rimarrà chiuso. Abbiamo spostato il mercato perché? Perché dobbiamo comunque garantire misure importanti di regolamentazione degli accessi e anche di contenimento degli accessi, per cui nell'attuale disposizione in via Buonarroti, in piazza Lagorà, era impossibile perché sono vie molto aperte, con accessi anche di residenze, con uffici pubblici come la posta, come esercizi commerciali, per cui la regolamentazione era di fatto impossibile. Abbiamo scelto una zona molto più controllabile, per cui sposteremo da questo mercoledì il mercato in questa zona. Per quanto riguarda i parchi pubblici, il DPCM autorizza l'apertura, anche l'ordinanza regionale, però per i giochi dei bambini vengono inserite delle disposizioni molto restrittive rispetto all'utilizzo, alla sanificazione o comunque alla pulizia quotidiana. Sono disposizioni
che appunto dicevo molto restrittivi e anche difficilmente gestibili da parte dei comuni. Vi dico la verità che un comune come il nostro difficilmente riuscirà ad organizzarsi in tempo utile appunto nei prossimi giorni per poter garantire la riapertura, perché ci chiedono e ci danno una responsabilità nella gestione molto importante, per cui purtroppo per ora i parchi pubblici rimangono chiusi, sicuramente le aree gioco per bambini non riusciremo ad aprirle in tempi brevi, definiremo se invece riaprire i parchi mantenendo comunque la chiusura dei giochi per bambini. Mi spiace dover prendere una decisione così netta, però le responsabilità anche rispetto alla non ottemperanza da parte del comune delle disposizioni previste dalle norme sono forti, sono importanti, per cui non possiamo permetterci di non seguire queste norme e se non riusciamo a gestire il tutto al meglio, purtroppo dobbiamo prendere anche noi misure più restrittive. Riapre da mercoledì questo, mercoledì 20 maggio, la biblioteca, con un ingresso però esclusivamente da via Pertini, quindi non ci sarà l'ingresso da via Europa, ma sarà un ingresso solo da via Pertini per gestire al meglio l'entrata e l'uscita. Riaprirà solo ed esclusivamente per il prestito e il ritiro dei libri, quindi non si potrà sostare all'interno della biblioteca, ma si potrà gestire la prenotazione online tramite telefono, tramite una nuova cassetta della posta che abbiamo inserito. Abbiamo installato al di fuori della biblioteca dove si può eventualmente lasciare un biglietto per le bibliotecarie con la propria richiesta di prenotazione, indicando il proprio nome e cognome, il numero di tessera, e le bibliotecarie si faranno carico di gestire la prenotazione. Il ritiro può essere fatto presso la biblioteca, oppure abbiamo attivato anche un servizio di consegna a domicilio dei prestiti per gli over 65 che possono sempre telefonicamente sentire appunto chiamare in biblioteca e gestire anche la consegna presso il proprio domicilio. Vorrei oggi fare anche un in bocca al lupo a tutti i commercianti che hanno riaperto, alcuni dopo tante settimane sono finalmente appunto ritornati in attività. A voi veramente un in bocca al lupo perché sicuramente queste settimane di chiusura non sono state facili, non sono state semplici. Per cui l'augurio è che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane si possa riprendere, pur con tutte le restrizioni, le limitazioni, le linee guida che dovete attuare e anche diciamo che i vostri clienti dovranno rispettare, che si possa riprendere al meglio l'attività e quindi speriamo appunto di ritornare da questo punto di vista alla situazione pre-emergenza. Rimangono chiuse le palestre da disposizione di Regione Lombardia almeno fino al 31 maggio, per cui la disposizione sulle palestre vedremo dal 1 giugno che cosa succederà. Per quanto riguarda gli uffici comunali, rimangono a disposizione su appuntamento, per cui si gestiranno, come abbiamo fatto in queste settimane, gli appuntamenti in casi d'urgenza. Per le pratiche che possono gest essere gestite invece tramite i servizi online, vi invito a sfruttare questo canale. Il telefono e mail sono sempre attivi per ogni dipendente, per ogni ufficio, per ogni settore, per cui vi invito ad utilizzare questi canali per snellire e velocizzare anche il rapporto appunto con il comune. Infine, per quanto riguarda il centro prelievi, il punto prelievi in via Dante, vi informo, abbiamo dato un'informativa nelle scorse ore che l'ATS ci ha comunicato che nei prossimi giorni il servizio diventerà a prenotazione, quindi non ci sarà più l'accesso libero. La prenotazione può essere fatta tramite il numero verde, online, tramite l'applicazione. Sul sito del comune trovate tutte le informazioni, per cui purtroppo l'accesso libero rimarrà in vigore solo questa settimana e poi ripartiremo con la prenotazione. Solo per i pazienti TAU invece verrà tutto gestito centralmente dall'ospedale, per cui riceveranno una chiamata e verrà fissato l'appuntamento. Per tutti gli altri casi è necessario appunto prenotare tramite i canali previsti. Vi ricordo che tutte queste informazioni e anche rispetto ai singoli servizi o alle singole strutture le abbiamo pubblicate sul sito del comune, le pubblichiamo costantemente su Facebook, rimaniamo a disposizione anche per eventuali chiarimenti nel limite anche delle nostre possibilità e della nostra interpretazione di quello che sono tutte queste norme. Come vi dicevo all'inizio, verso la fine di questa settimana ci ridaremo appuntamento, farò un altro video di aggiornamento generale della situazione, ma mi sembrava opportuno anticipare a oggi appunto queste norme e chiarirvi almeno le linee guida principali, le principali novità delle nuove disposizioni per poter essere aggiornati il più possibile. Buona serata a tutti.